Ciao e ben ritrovati oggi su Scriviamo Insieme. Oggi è lunedì e noi diamo inizio ad una rubrica che in realtà abbiamo già visto perché è quella che ci parla dei giovani autori, solo che questa settimana sarà tutta quanta dedicata agli autori. Quindi vedremo un autore al giorno. E allora, buon inizio di settimana intanto e vediamo chi è l'autore di oggi. L'autore di oggi è un mio conterraneo, infatti sono molto contenta di presentarvelo. Lui si chiama Salvatore Arena, detto Salvino, abita a Palermo, la città in cui è nato, è sposato, ha due figli e scrive sulla sua città. Vediamo quale libro ha scritto, come lo sta pubblicizzando e qual è la sua storia con la scrittura. Mi piace tantissimo leggere, scrivo per essere letto. Ho iniziato con racconti brevi, partecipando a diversi concorsi. Poi ho creato una pagina Facebook, Palermo e Palermitani, dove ancora oggi pubblico i miei scritti sulla storia e sulla curiosità della mia città. Non ho mai studiato scrittura creativa e sono un'autodidatta. Il mio ultimo lavoro, 40 punti di Palermo, è una guida di Palermo scritta in rima in siciliano, con fronte versione in italiano. Ho preferito dividerla in tre sezioni: Palermo da vedere, con la storia dei monumenti, Palermo da sentire, dove racconto aneddoti della città e storie di alcune personalità palermitane. E poi Palermo da gustare, dove rivelo le origini di alcune prelibatezze culinarie che hanno portato la mia città a primeggiare nel mondo. Palermo da gustare sicuramente per me è la parte più importante e più deliziosa di questo libro. A me personalmente Palermo piace tantissimo. Io ho studiato all'Università di Palermo e credo che Palermo come città sia piena di sorprese. Ogni angolo di Palermo è diverso, ci sono tantissime cose da vedere, tantissime cose da gustare ed è piena di tradizioni assolutamente diversificate. Un pomeriggio, per esempio, mi trovavo a Palermo con i miei genitori, era sabato pomeriggio ed eravamo nei pressi di Piazza Politeama, dove solitamente quando trascorrevo il sabato pomeriggio a Palermo con i miei genitori, noi andavamo lì a parcheggiare la macchina. Ci siamo imbattuti in una stranissima processione religiosa in cui si portavano a spasso sto santo che era completamente nudo con i capelli lunghissimi. Abbiamo scoperto poi che si trattava di Santo Onofrio, che aveva tutti i suoi seguaci dietro con tanta di banda ed era un po' curioso, un santo molto diverso dagli altri. Ma Palermo è anche questo, Palermo è anche folklore, è anche colore, tradizione, è una città veramente piena di sorprese. Salvo ci dice che quando scrive lui si sente come un trascinatore che cerca di trasmettere delle emozioni. Certo, questo è un concetto fondamentale nella scrittura. Il bravissimo autore, il bravo scrittore è colui che riesce a tenere viva l'attenzione del lettore. E tenere viva l'attenzione del lettore lo si può fare solo trasmettendo delle grandi emozioni, incollandolo al testo. In due modi tu puoi incollare un lettore al testo, o con una trama avvincente, quindi che suscita tantissima curiosità, o con dei personaggi che hanno qualcosa di forte, qualcosa di emotivo. In questo caso lui invece ci parla di Palermo, di una città che, come vi dicevo, io amo moltissimo. Capisco che in questa intervista sono un po' di parte, però ci parla anche di qualcosa che ci emoziona, di una storia che non è una storia fine a se stessa. Io credo che poi chi legga questo libro abbia poi tantissima voglia di andare a visitare questa città. E allora io vi lascio tutti i riferimenti qui sotto, come sempre nel box informazioni, e vi do appuntamento a domani
con un altro autore, dei nostri giovani autori, che mi hanno concesso questa intervista arricchendo me e voi di tutto il loro bagaglio. Ciao Salvo, tanti saluti a Palermo, dove sicuramente in questo momento farà più caldo che qui, e saluti a tutti. Ciao! Non ci dobbiamo dimenticare dei nostri bellissimi cerchietti per la ricerca contro il cancro. Sono stati fatti da Camomilla Milano e li trovate a Scalo Milano a 1,50 €. Fossi in voi, correrei a comprarli.